Enogastronomia, arte e cultura si fondono a Trani per la 20ª edizione della rassegna Sogni nelle notti di mezz'estate. Alberto Francavilla. Il filo conduttore è l'olio perché è la scusa, il pretesto per far parlare delle nostre bellezze. Il monastero di Santa Maria di Colonna a Trani è una delle eccellenze architettoniche in cui fa tappa la 20ª edizione di Sogni nella notte di mezz'estate. Mi fa piacere, ecco, che si sta prendendo consapevolezza del recupero del patrimonio. Avendo tanti amici e colleghi comunque milanesi, è bello che comunque anche la Puglia venga conosciuta in tutta Italia. Io non conoscevo ancora bene la costa vista qui da Trani, pur essendo di Barletta, quindi c'è proprio bisogno di diffondere questi messaggi. La manifestazione, promossa dalla strada dell'olio extravergine di Castel del Monte, vuole creare un filo conduttore nella vita culturale di tutto il territorio. Siamo in condizione di far partecipare gli escursionisti, i visitatori, i turisti anche alla magnifica mostra sui macchiaioli da Giuliani a Gordigiani che si tiene a Biceglie fino al 31 agosto. Un prodotto talmente simbolico di questa terra da essere protagonista anche di un drink, non a caso chiamato Evo Cocktail. Viene preparato con gin all'olio extravergine d'oliva, del bitter sempre all'olio extravergine d'oliva con l'aggiunta di olive nere disidratate coratine e una nebulizzata di mentuccia peperita con naturalmente un goccino di tonica che ci sta nel gin tonic.